Vittoria Schisano ha parlato della scelta di Maria De Filippi di chiamare per la prima volta a Uomini e Donne una trans come tronista. Ecco le sue dichiarazioni. Vittoria Schisano è nata con il nome di Giuseppe e da giovane ha iniziato una carriera da attore. Poi si è reso conto che la sua anima non era maschile, ma femminile e quindi ha deciso di intraprendere un percorso molto difficile, quella del cambio sesso. Adesso è Vittoria Schisano, una donna a tutti gli effetti. Lei ha continuato negli anni a fare l'attrice per cinema, televisione e teatro e più volte ha avuto modo di raccontare come ha vissuto la sua vita. Lo ha fatto in TV e anche con la pubblicazione di un libro autobiografico. Adesso che Maria De Filippi ha deciso di chiamare una persona che, come lei, ha cambiato sesso, il settimanale Nuovo TV ha voluto sentire la sua opinione in merito. Ecco le sue dichiarazioni sulla scelta di Queen Mary. Qualche settimana fa il pubblico di Canale 5 è rimasto molto sorpreso dalla novità che la padrona di casa ha intenzione di attuare, ovvero scegliere una tronista trans. Non è il termine corretto, come ha ricordato Vittoria, perché se ha completato il cambio sesso, è a tutti gli effetti una donna. Non va chiamata così, se è una donna a tutti gli effetti, allora è una donna, ex trans, come me. Su questa scelta lei è del tutto a favore. Ecco che cosa ha dichiarato al settimanale di Riccardo Signoretti, ben venga la scelta. Così la televisione normalizza situazioni che prima non venivano citate. Si dà spazio alla quotidianità così facendo. In generale, la decisione per la nuova edizione del dating show è stata accolta in modo favorevole. Non rimane che attendere ancora qualche settimana per vedere le prime puntate e sapere chi avranno scelto la conduttrice e la redazione di Uomini e Donne.